passa di moto! Opa! Forza! Ciao ragazzi! Cosa sono quelle sirene? Ragazzi, sono le sirene di Siren Head! No ragazzi, è un'ambulanza, la polizia che insegue i rapinatori! Bene, da fare così, vai, vai. Ragazzi, sono sicuro che sono in Siren Head! Torniamo a casa in fretta, ragazzi! Corriamo, corriamo! Corriamo! Forza ragazzi, sbrigatevi! Andiamo ad accendere la televisione, va bene, andiamo! E ora la grande notizia, Siren Head è tornato! Ed è ancora più forte di prima! L'umanità è in una situazione critica e le forze speciali non possono farcela! Abbiamo bisogno dell'aiuto della squadra G&S Show! Per favore, salvate il pianeta da Siren Head! Spero che abbiate sentito la nostra richiesta! Sì, ti aiuteremo! Vi abbiamo sentito e vi salveremo! Sì, sì! Sempre pronti, amici! Andiamo a indossare le uniformi militari, prendiamo le armi e andiamo a combattere, ragazzi! Sì, sì, andiamo! Allora, qui abbiamo le nostre armi. Raffario sparerà con l'arma laser che ferisce i Siren Head. La mia arma le spara e le rimpicciolisce. E la mia fantastica arma li distrugge. Allora, pronti per la guerra? Siamo pronti per la guerra! Cominciamo! Siamo pronti! Senti, Raffario, dove stiamo andando? Non preoccuparti, li troveremo di sicuro. Ma come fai a sapere dov'è? Raffario sa tutto. Ragazzi, accendete la radio, ascoltiamo le ultime notizie. Ok, l'accendo, l'accendo. Aiuto, si riprende, sta avvicinando la città. Abbiamo bisogno dell'aiuto di G&S Show. Sappiamo dove sono, Raffario, raggiungiamoli in fretta. Andiamo. Ragazzi, siamo arrivati. Cosa facciamo adesso? Andiamo a cercare ragazzi, quando sarà vicino sentiremo la sua sirena. Ottimo, sono andiamo, d'accordo, dai, andiamo. Che stai facendo, puzzone? Opa, ragazzi, guardate qui. Cos'è questo, Dimon? Ragazzi, è la traccia di Siren Head. È molto fresca, è qui da qualche parte. Ragazzi, guardate! È enorme, è incredibile! Amici, siete pronti per la guerra? Enorme, meno male che non mi ha mangiato. Che vigliacchi che sono! Sono scappati tutti! Dimon, credo che siamo scappati da Siren Head. Esatto, Stas. Perché sei scappato? Perché tu sei scappato. Ma non sono scappato, solo deciso di allenarmi. Allora ho deciso di fare stretching anch'io. Ok, e ora cosa facciamo? Dobbiamo salvare Raffario, l'abbiamo lasciato solo. Guarda, anche se trova Raffario, va bene. Potrà farcela, è un uomo. E se lo mangiasse invece? Dai, non è un problema, anche se lo mangio la vita continua. Andiamo, forza. Sei pazzo, è nostro padre. Andiamo a cercarlo, andiamo presto. Va bene come vuoi, io ti ho solo avvisato. Amici, dobbiamo distruggere Siren Head, ma non posso farlo da solo. Devo trovare i ragazzi. Devo comportarmi da soldato, così nessuno se ne accorgerà. Dimon, c'è un Siren Head! Sì, Stas, ma questo è diverso! Bene, andiamo a distruggerlo! No, no! Prima parliamo con lui e scopriamo cosa vuole! Forse è venuto qui in pace! Sì, andiamo a mangiare un kebab insieme, ok? Ok, Stas, prima parliamo, prima di tutto la pace! Va bene, dai, proviamo, andiamo! Andiamo, dai! Siren Head, veniamo da te in pace! Il mio cibo è arrivato! Ehi, non siamo il tuo cibo, siamo venuti a parlarti di pace! Non mi interessa, siete deliziosi! Allora, ora lo vedrai! Ti è piaciuto? Ehi, perché mi hai rimpicciolito? Rendimi di nuovo grande subito! Vogliamo solo la pace, non vogliamo che mangi le persone! Si mangia le gelatine, sono deliziose! Dovreste mangiare la frutta piuttosto, è buona e fa bene alla salute! Sì, ma non le persone, è chiaro? Sì! Di cosa stai parlando? È disgustoso! Non c'è niente di più gustoso delle persone! Ehi, allora mangia qualcos'altro, mangia il pollo, non le persone, o ti distruggo! No, siamo venuti qui per mangiare te! Presto, fatemi diventare grande! Ah,
base, così ti farò ancora più piccolo. Sei diventato un nano, loser! Ehi, qualsiasi cosa facciate, sappiate che verranno i miei amici e vi mangeranno! Ehi, parli troppo, piccola cacca, è arrivata la tua fine! Stas, papà! Bravo, Stas, bravo, e ora dobbiamo salvare Raffario perché c'è un altro Siren Head. Sì, Raffario è in grave pericolo ora, sì? Sì, amici, vedete quanto siamo coraggiosi? È perché ci siamo arruolati. E se siete coraggiosi anche voi, iscrivetevi. E quelli che si sono già iscritti, cliccate mi piace, amici. Tutti quelli che sono iscritti siete i veri eroi. Andiamo a cercare il resto dei Siren Head. Andiamo! Siren Head, amici. Devo trovare i ragazzi. Vado a cercare altrove perché non riesco a gestirlo da solo, amici. Vado. Oh, oh, oh. Non sono buono, Siren Head. No, hai un profumo molto delizioso. No, sono salato e sporco. Guarda un po'. È orribile! Sì, è proprio come lo dico io, bisogna! Oh, no, no, mi dispiace! Ho delle cose da fare, devo andare! Ehi, dove stai andando? Vieni qui, ti mangio! Sì, sì, certo, come vuoi tu! Ehi, dove stai scappando, cibo? Aiuto, aiuto! Aiutatemi! Oh, 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 Timon, hai sentito? Raffare ci sta chiamando! Devo aiutarlo, là fuori da qualche parte! Sì, è da qualche parte là, andiamo! Grazie a Dio sono riuscito a sfuggire per la seconda volta. Ciao Raffario! Cos'è successo che hai chiamato i soccorsi? C'è Siren Head, ragazzi! Dimon, sai cosa fare, vero? Sì, andiamo, andiamo, andiamo! Non potete fare nulla senza di me, dai, vai, vai, resta, vai! Resta qui, forza. Dai! Sì, sì, colpiscilo, colpiscilo! Eccolo lì! Eccolo! Dai, Dimon, sai cosa dobbiamo fare? Lo so, lo so! Bravo, Dimon, l'hai rimpicciolito! Sì, adesso tocca a te, distruggilo! Ci puoi scommettere! No, no, per favore, no! Addio, Siren Head! Bravo, Stas, ce l'hai fatta! Dimon, io e te siamo una squadra! Raffario, vieni! Vieni qui, vieni qui! Oh, bene! Finalmente l'hanno ucciso! Ne abbiamo eliminati due, rimane ancora un Siren Head! Sì, sì, sì! Ragazzi, non dividiamoci più, ok? Sì, Stas, andiamo alle sue spalle! Quali tre ragazzi? Ma siete pazzi? E tutti quelli che si sono iscritti al nostro canale! Sì! Tu, amico mio, non ti sei ancora iscritto! Entra nella nostra famiglia, saremo sempre insieme! Tutti insieme, una famiglia, amici! Iscrivetevi! E andiamo, finiamo la guerra! Sì, l'ultimo Siren Head, andiamo a distruggerlo! Andiamo, andiamo. Sì, senza di me non potete fare nulla! Eccolo, amici, laggiù c'è il Siren Head. Qual è il piano? Ho una grande idea, ragazzi. Andrete lì dentro e lo distruggerete, è chiaro? E tu? Io aspetto qui. Sì, forza, vai! Visto che sei venuto da me, ti mangerò! No, ti prego, lasciami vivere! Non ho affatto un buon sapore, per favore! Ok, Dimon, allora, Siren Head è occupato! Sì, Stas, andiamo alle sue spalle! Andiamo, andiamo, sbrigati prima che lo mangi! Cibo! Cibo! Dimon, spara! Per caso non diventando così piccolo e debole? Perché? Perché siamo gelarmi, amici! Dai, sta, sparagli! Addio, Siren Head! Addio! Bravi, ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Non ce l'avreste mai fatta senza di me! Bravo, Raffario! Bravo, Raffario! Cosa stai dicendo? Non hai sparato un solo colpo! Sì, scemo, comunque abbiamo salvato le persone! No, non ce l'avreste fatta senza di me, perché io l'ho distratto e voi gli siete arrivati alle spalle! Ok, Raffario, come vuoi, come... Sì. Oggi giocheremo a nascondino nel nostro negozio di giocattoli preferito! Bla bla toys, io sono il leader, nascondetevi! Sì. Dai, sono veloce! Uno, due, tre... Ragazzi, guardate quanto Lego che c'è qui! C'è anche questo! Bugatti Sero, ragazzi! Vale più di 2 milioni, quindi ho bisogno di un posto dove nascondermi! Qui, ragazzi, c'è l'ufficio del direttore di questo negozio! Io mi intrufolerò là! È vietato, ma ci sono delle chiavi! Quindi non mi interessa e io entro! Oh!
Stas, che cosa ci fai qui? Sotiri, stiamo giocando a nascondino, ecco perché. Silenzio, nascondetevi, nascondetevi. Vado a nascondermi. Esci, esci, mi sto nascondendo io qua, fuori di qui. Ho cacciato Sotiris e sono rimasto da solo in ufficio. Ora chiudo la porta. So che è una truffa, ragazzi, ma cosa posso fare? Voglio vincere questa sfida, vado a sedermi. Ah, mi sento come un direttore, fantastico. Ragazze, sono arrivata in un posto dove tutto per le ragazze. Guardate quante Barbie! La mia preferita è questa. Però mi piacciono i suoi capelli. Ma io devo nascondermi e so già dove nascondermi. Mi nasconderò qui all'interno. Allora questo mi nascondo qui e non credo che mi troverà mai. Ma sei normale, ti troveranno subito qui. Non credo. Trovo un altro posto, stupido. Ma perché mi hai colpito? Esci da lì e cambia il posto, perché qui ti troveranno per primo. Sì, cosa hai ragione, ma beh, qui mi troverai sicuro. Dai, su, esci, dammi il posto, attenzione. Ma la scarpa è rimasta là. Dai, adesso la prendo. Su, io devo nascondermi. Vai via. Bene, ragazzi, vado. Oh, che bello, guardate quante biciclette. Io ci vado a fare un giro prima di nascondermi. Mi sono fatta male. Vabbè, non ho molto tempo per andare in bicicletta. È meglio pensare dove nascondermi. Guardate, ragazzi, quante belle macchine. Ho trovato dove posso nascondermi. Ok, Timon non mi troverà mai qui. Qui è abbastanza stretto, ma va bene così. Wow, che bello ignoro qui da Bla Bla Toys. Oh, ragazzi, ho un'idea incredibile. Mi nasconderò dietro questo nerd da collezione. Spero che non mi trovi nessuno. Attimo. Buona fortuna a me. Oh, come sarebbe bello se ci nascondessimo nel nostro negozio che stia aprendo a Vari. C'è un posto dove nascondersi lì. Ho trovato un posto dove nascondermi. Oh. 98, 99, 100. Vado a cercarvi, vi troverò tutti. Lo sento arrivare. Io spero che non mi trova. Sembra un profumo da donna. Vado a dare un'occhiata laggiù. Ragazzi, non mi ha notata. Ragazzi, abbiamo una battaglia qui. La metà di voi che ci guarda non è iscritta al canale. Ragazzi, è facile. C'è un pulsante, c'è scritto iscriviti o subscribe. Cliccate e farete parte della nostra famiglia, ragazzi. Quindi devo nascondermi da qualche altra parte, perché penso che sia un po' sbagliato nascondersi qui. Tutto è libero, vado a nascondermi. Ragazzi, guardate la mia macchina. Andiamo a fare un giro. Dai, gira. Opa! Oh, mi sono fatto male, ragazzi, andando con la macchina. Ah, immagino di non essere un bravo autista. È meglio che vada a cercare i ragazzi a piedi. Oh, un pallone? Ragazzi, ho un'idea! Così! Ragazzi, sono arrivato al piano inferiore ed è qui che troverò qualcuno. Sicuramente qualcuno si nasconde qui. Oh, c'è una bicicletta! Qualcuno deve aver avuto fretta di nascondersi qui. Lo troverò subito. Amici, le scarpe sono slacciate. Ragazzi, non ci posso credere. Non sono io, non sono io. Ah, sciocco, ti ho trovato, vieni fuori. Su, esci, non ho tempo, devo trovare gli altri. Forza, va forza, bene, forza. Va bene, vabbè, è stato un caso. Ragazzi, visto che ho già trovato Costa, penso di poter dare un'occhiata in giro. Guardate che auto che ho trovato qui. Ho trovato una Porsche bianca, ragazzi. È una Mercedes bianca. Quale scegliereste? Sinceramente, non lo so. Non ne ho idea. Mercedes, credo. O forse una Porsche. Non lo so, ragazzi, non lo so. Sicuramente nessuno mi troverà qui. Cosa ci fai qui, Sotiris? Mi nascondo qui, come mi hai trovato? Questo è un buon posto, voglio nascondermi io qui, vai via di qui, via! No, vattene! Vai via! Vattene! Vai via! Vado via! Dove nascondermi? Cosa? L'ascensore si sta aprendo, ragazzi! Ragazzi, sono all'ultimo piano e sono sicuro che qui si nasconda qualcuno e sicuramente li troverò tutti!
Opa, che cos'è? Qualcosa è caduto, ragazzi, dobbiamo prenderlo e rimetterlo a posto. Oh, che ci fai qui, Sotiris? Gioco al nascondino. Nascondino, anche tu stai giocando con noi? Sì, anch'io gioco con voi. Allora ti ho trovato, hai perso. Oh no, che peccato, volevo giocare ancora un po'. Ragazzi, silenzio, arriva Dimon. Guardate cosa sto per fare. Che cosa è successo, amici? Come avrà fatto a cadermi in testa? Ragazzi, ho bisogno del vostro sostegno. Iscrivetevi se volete vedermi anche in altri video di Gel Show. Cliccate subito sul pulsante per iscrivervi. Che cos'è questo odore? È come se qualcuno avesse scorreggiato 20 volte. Questo odore mi ricorda qualcuno, no! No, non è la scorreggia di Stas, è la scorreggia di Anestis! E quando Anestis scorreggia puzza tantissimo, questo significa che Anestis è qui da qualche parte! No! Oh, Anestis! Vieni fuori, ti ho trovato! Oh, Dimon, come mi hai trovato? Come ti ho trovato? Hai scorreggiato tantissimo qui dentro, amico! C'è la puzza su tutto il piano! Credo che lui sia esagerato! Quante volte avrei potuto scorreggiare? Solo 2 volte! Ora andrò dove Dimon non penserà di andare. Vado a nascondermi nei giocattoli per le ragazze. Vincerò di sicuro. Andiamo, ragazzi. Ragazzi, adesso io le tiro fuori tutte e dentro lì dentro. Non so se riesco a entrarci. Devo togliere tutto per entrarci, ma questo farebbe molto rumore e Dimon mi troverebbe. Quindi rimetto tutto a posto e mi nascondo da qualche altra parte. Comunque va bene così, me ne vado. Dove nascondersi adesso? Dove posso nascondermi? Sei impazzita, Krista! Mi hai spaventato! Si è fatto paura, vigliacco! Oh, ho sentito delle voci da laggiù! Devo sbrigarmi! Dimon deve averci sentito! Dove mi nascondo? Mi sono fatto male! Oh, Stas, ti ho trovato! Amici, Krista ha vinto! Ho perso, amici! Sì, amici, ho vinto! Sì! Ah, Stas, perdente! Ecco, questo è un po' funky per te!